Allora, vediamo di fare un attimo in ordine. Abbiamo la lettera da consegnare a lui. Come ti chiami? Miko? When the castle is here, bustling world, I can't believe it is now. Sei tu, Musti? Il nome è Paracarry? Sì, ti dichiaro in arresto. Aspetta un attimo. Oh, piglia sta lettera. Forse Merlon è Merlock, non mi ricordo già più. Non mi ricordo se era lui o quell'altra tizia dall'altra parte. Ah, da Mr. Goompapa, sì, da Old Codger. Codger? Boo. It's been ages since I saw him, the long. Questo mi ricordo. Ma quanto è vecchio sto Toad? Scusa un attimo, il tuo tempismo è perfetto, questa lettera è is to my friend. Is Coover. E vive il Koopa Village. Vorrei che gliela portassi. Che poi, per carità, comunque alla fine non. Adesso che abbiamo sbloccato quei teletrasporti non è difficile. Cioè, ci si muove anche abbastanza bene. Comunque mi sono fatto tutto il giro del villaggio io. Ho preso tutto dai Goomba, sono arrivato fin qua. A piedi, per vedere. Allora, siete Merlon, vero? Sì. Okay, no, perché ho avuto un attimo un lapsus strano. Allora, gli diamo la lettera a lui. Tanto sì, penso che dobbiamo andare comunque alla cosa. Dalla mia nipote Merlì. Recentemente è entrato nel business familiare. Ah, capisco, interessante. Ha aperto il suo business al Dry Dry Outpost nel deserto. È quella dietro che potenzia la roba. Sì. Oh, buono a sapersi. Prendi questo. Oh, qualcuno che mi dà qualcosa, grazie. Posso che pagarmi una moneta. Comunque, cos'è che sto dicendo? Cioè, l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è andare alla foresta eterna, no? Suppongo. Inoltre, no, mi avete anche detto di andare a comprare da lui, esatto. Andare a comprare da lui perché è quello che vi dà la roba. Let's Mario destroy a weaker enemy with a first attack. First strike, questo è carino. Disables an enemy's defense power and injuries. Buono, buono anche questo. Due oggetti in un turno. No, questo mi interessa di meno. Gli oggetti sni. Oddio, sono buoni, sì, dipende che oggetti hai, però sni. Questo del togliere le difese al nemico è buona, perché alcuni nemici resistono a certe cose, no? Magari hai difesa 1, quindi non lo so, gliela togli e gli fai comunque più danni, che potrebbe essere buono, ma anche questo con un force strike di distruggere un nemico è stupendo. Quindi io comprerei questo. Sì. Tanto lì abbiamo un po' di soldini. E anche questo. Vabbè, dammi qua. Diavolo. Quello non te lo compro per adesso perché non mi interessa. Però ti comprerò anche quello, non ti preoccupare. Fatemi vedere anche i badge point come siamo messi. Ah, abbiamo 0 badge point. Onesto. Onesto, sì. Mary's Danger, abbiamo un refund di 1 in realtà. Lo spin attack è forte! Cacchio, non l'ho visto! Distruggi un nemico più debole con uno spin in move. Cioè, se io mentre giro colpisco qualcuno, lo distruggo. Un po' tipo la roba di coso? Di Samus. È distruttiva quella, è buona! Però ovviamente deve essere un nemico debole. Per esempio i Koopa, no scusi, i Goomba che ho incontrato in giro morivano con un colpo. Quelli lì. Allora qua torniamo indietro. Lì ci sono le. No, qua ci sono i giochi. Abbiamo la Silver Card adesso. No, questi non. Prima di andare un attimo alla foresta sempreverde eternamente grata, facciamo un saltino qua. Ciao, benvenuto alla Playroom, è la Silver Credit. I make a pipe appear the jump attack. Chiaro. Mi ha detto, dopo ti faccio un pipe. So cosa voglio dire. Rules for jump attack. When the game starts, 11 blocks will appear in the air. When you hit a block, a panel will come out of it. There are four kinds of panel. Hitting blocks, only wait, make a panel appear. The coins you get determined by the order you hit the panels.
This is a one coin panel. It will give you one coin. Five compound with thing panel. Five times panel, you coin will multiplicate the borders panel, game is over. If you clear the 9 block option, your coin will be doubled as a special bonus. 10 coins to play. Ok, praticamente devi fare delle cose con i pannelli e ti danno determinati punti con i pannelli e soldi. L'importante è non prendere il Bowser. Va bene. Sì. Sì. 10 coin. Ah, 9 block option. 9 block. Però non capisco. Attack. Sì. Ma va a culo. Ecco, Bowser, perso. Boomer. Ma come boomer? Ma raga, io come faccio a sapere dove sono i soldi? Cioè, scusa un attimo, che gioco è? 5 block. Cioè, praticamente, allora, nel 9 block io devo prendere... No, a me questo gioco non piace comunque. Io me ne vado. Fammi andare via. Fammi andare via. No, ma fuck! Dove lo vedo che c'è Bowser? Ma che schifo di gioco! Tutorial su come buttare i soldi in giochi d'azzardo. Non buttate soldi in giochi d'azzardo. Non lo fate. Disgraziati. Che è successo? Ah, ok, stiamo andando verso la foresta. Sì, era da questa parte. No, ma me la ricordavo, ovviamente. È passato adesso un fantasma. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Ok. Oddio. Da questa parte. No, no, da quest'altra parte. Che brutto. Ma è un maggiordomo, cos'è? È andato nella foresta. Era un maggiordomo? Un bu maggiordomo? Mario, questa follia deve finire. Andare nella foresta a vedere cosa succede? Sì. Mi dispiace dire che è il mio lavoro, ma non riesco proprio ad andare. Fa troppa paura. Per favore, ti scongiuro. Va bene, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Fammi andare un attimo con Gumbario che... Paracupa lì, paracarry. Fa veramente schifo. Mamma mia. Un attaccante disgustoso. A meno che non lanci le cose... Quello sky attack lì, che cacchio è, difficilissimo da usare. Cioè, devi trovare il tempismo quando atterri, ma non si è capito un cacchio. Troppo difficile. Meglio Gumbario, si fa i suoi 46 danni dopo essersi potenziato di brutto. Ma io lo so che devo andare di qua. No, non mi è caduto in testa, Twinkie. Perdonami, sir. Would you happen to be Mario? Sei tu, Mario? Come stai, sir? Il mio maestro... maestro, sì. Gradirebbe vederti. Se preferisci, per favore, chiama... Mansion on the far side, Chiamaci, vieni a trovarci nella foresta, vabbè, laggiù, ma lagione. Il mio maestro... Boh, il mio maestro vuole anche aggiungere il fatto che è in possesso di certe informazioni dello Star Spirit, va bene. Per favore, please make... fai fretta, warm welcome. Ti daremo un caldo benvenuto. E non, se non vieni, ti prenderemo. Va bene, non, ma anche con più calma, nel senso, arrivo. Cioè, non ti preoccupare. Cos'è quel robo? Oddio. Ah, l'Invincible Tuba Bluba. Sì, è vero, dobbiamo andare da Tuba Bluba che si mangia gli spettri, quello. Ma che cosa dovrebbe essere? Perché l'ho già visto da qualche parte. Ok, non mi è piaciuto quel tronco che si è spostato così. Forever Forest, a destra o a sinistra? Andiamo a destra, boh, che cacchio ne so. Ah, suppongo che ci fosse il giro proprio da fare. Oh. Fuck off. Sono andato... sbagliato, credo. Mi sono già perso. Cos'è? Ma è lo Skull Kid. Cosa pensi di fare? Ma non lo so.
Questa è la foresta infinita, per sempre, eterna, vabbè, il path, the path, pericolosissimo. Non lo sapevi? Forse è meglio se torni indietro. Ah, non mi fa proprio andare? Ok, quindi questa è la tua storia, sei stata invitata alla Magione Bu. Allora puoi passare. Va bene, ascolta attentamente. If you want to get through this forest, you'll have to pay really close attention to your surroundings. Devi fare attenzione a ciò che ti circonda. Se sbagli il passo, il sentiero, finirai ai confini della foresta. Va bene. Il sentiero giusto è quello un po' strano, un po' diverso dagli altri. Fai attenzione quando cammini in giro. The exit near the tree that path you want to take. This clue will be different than the path of the forest. Watch the inner forest very closely. Sì. Sì, no, è che un attimo. Due cacche sono finito? Ui, fuzzi! Un fuzzi verde, cos'è? No, tocca stare attenti con queste bestie di Satana, eh? Porca vacca, cioè si moltiplicano praticamente. Ogni tanto le parte il colpo e dicono: no, basta, adesso siamo due. Da uno passano a diventano due. Sì, ma raga, ma io non so. Cioè, già c'era il bivio all'inizio, ma porca vacca. Dove sono? Come faccio a capire se sono tornati indietro? Oh. Ciao. Wow, mi sono perso. Ascolta, se vuoi andare attraverso questa foresta, devi prendere il sentiero giusto. Se sei quello sbagliato, finirai. Ti perderai. Non capisco. Find the way as long as you keep your wits about to study the forest, remember? La via giusta non è sempre quella davanti a te. Sì. Ah, a volte devi anche guardare indietro. Quindi suppongo che ci sarà anche da tornare proprio indietro. Ma cosa vuol dire che è quella diversa? Allora, aspetta, 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 aspetta. Sti fiori sono quattro fiori con le bocche in orizzontale, grandi. Questi sono tre fiori con le bocche piccole in orizzontale, piccole. Tre piccole in orizzontale. Tre piccole in orizzontale. Ok. Quindi questa è diversa dagli altri. Forse ci sono, eh? Spero. Allora, qua cosa abbiamo? Qua non ci sono già più le bocche, vedi? Infatti. No, va bene. Che posso prendere in considerazione? La roccia, forse. Abbiamo una roccia. Due rocce. Ah, sono proprio tornati indietro. va bene, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Allora, tre. Tre che ridono, però. Boh, non so perché ridevano, ma forse non mi interessa. Allora, qua abbiamo tre. Tre. Vi immaginate che stavo andando giusto prima? Tre. Dovrebbero essere quattro lati, quindi. Tre. Però, aspetta, questa c'è un qualcosa là sopra. Lasciatemi stare. Via. Che è un po' pericoloso anche a volte scappare. Guarda là sopra, c'è il tizio che ride. Questo è diverso. Ok. Allora, qua sono tre. Tre. Sempre 3, 4 di qua. Dove cacchio sto andando, raga? Allora, siamo di nuovo qua con la roccia, eh. Che palle, sti fuzzi. C'era anche una pianta carnivora in mezzo, comunque. Una pianta piragna verde. Sempre quelli maledetti. Questo ride. Che cacchio ti ridi, albero? Via, di qua. Strada giusta.
Next one. Funghi che si illuminano. Devo vedere quali si illuminano. Oh, piano, piano. Ok, le piante carnivore. Allora, due hanno fatto lo stesso suono. Un concerto, cos'è? Vabbè. Io odio questo gioco. Stavolta ci vado con bombetto. Va là che vedi che non appaiono se c'è bombetto in giro. Porca vacca, sti maledetti schifosi. Allora. Buoni. Buoni. Fammi usare un attimo un... Maple syrup? No, honey syrup, dai, honey è meglio. Non so dove lo possiamo trovare, ma è meno potente, quindi va bene. Almeno da arrivare ad avere un po' di flower points. Ah, io sto pezzo non l'ho capito ancora. Però, dato che questo qua ha più funghi degli altri, potrebbe essere diverso? Potrebbe essere lui? Forse? Ok, allora, occhio a queste cacche di piante infami. Osserviamo bene. E vabbè, questi cacchi di piante. Bisogna tenere bombetta. Bombetta è devastante. Perché per l'appunto, allora, io per adesso sto arrivando a fare 5 danni. Non so se può farne anche 6. Se tipo si fa il massimo dei danni. Ok, allora, sti fiori spariscono. Cos'è? No, un fuzzi? Che palle. No, io fuzzo. Ciao. Vattene. Ok. Allora, quei fiori sono spariti. Questi spariscono. Non so se devo vedere l'ordine in cui spariscono, magari. Spariscono anche questi. Che palle. Pieno di nemici. Non c'è tipo il repellente? Sto buttando tutte le mie monete nelle fughe. Porca vacca, non è possibile. Vedi qui. Voi? Non spariscono. Ok. Quindi sono loro. Forse era questo che intendeva con puoi anche tornare indietro, perché mi sa che quella era la stessa zona. Occhio. Ti faccio esplodere io, non so se l'hai capito. Oh, mi sta pedinando. Ma che, ma è pieno? Cioè, sì, per carità, sto anche farmando nel mentre, quindi butta via un qualcosina. Sì, però basta. Guarda, 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 che mi fanno... Per favore, lasciatemi stare. Vi prego, lasciatemi stare. C'era il mio flower coso lì. Uffa. Uffa. Devo stare ad ascoltare, forse? Ehi, ma... If you have business at the Woods Mansion, come this way. Ah. Davvero? Sì. Vai col cartello. Va bene. Che? Ma cos'è? Il dungeon? Siamo arrivati? Cioè, in realtà non ci vuole molto. Allora, forse la roba del deserto era molto più lunga come cosa. Finalmente, col stand behind the spooky forest, non sarei riuscito a stare là dentro neanche un minuto di più. Mario, sono positiva che la magione, that's the mention the creepy old ghost was telling about, che sia la magione che ci diceva il vecchio maggiordomo fantasma pazzo della morte. Credo la traduzione letterale sia quella. Vediamo giusto se c'è un qualcosina in giro che non siano dei fuzzi infami. Vault Shroom? Bello! Mi mangio un fungo, divento elettrizzato. E chi mi colpisce mentre sono elettrizzato subisce dei danni, si gode. Per quei maledetti che mi facevano del danno mentre erano elettrizzati. Tipo lo schifo di coso di Octopus lì. I bloopers.
Calamacco gigante. Ecco il maggiordomo. Ciao. Benvenuti, sire, madame. Sono... I'm pleased. Sono... Boh, vi faccio i miei sinceri auguri di buon Natale. You made it through the forest. Ce l'avete fatta attraversare la foresta infinita della morte. Il mio maestro vi aspetta nella stanza al piano più alto della sua magione adorata. Va bene, questa è quella di Luigi's Mansion comunque, non vorrei dire niente. Per favore andate al terzo piano. E da lì saprete tutte le cose sullo Star Spirit. Ci vediamo là. Il fatto è che questo è uscito prima di Luigi's Mansion. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno preso questa cosa, questa casa, e l'hanno trasformata in un gioco. Ovviamente gli hanno aggiunto robe varie, eccetera, eccetera, perché non penso che questa casa abbia le stesse cose di Luigi's Mansion. Però è una cosa bella. Cioè, ci sta un sacco. Allora, qua cosa abbiamo? Una foglia di marijuana. Strange Leaf, tra l'altro, che si chiama, eh? Ah, va bene. Non vi preoccupate. Di qua. No, non so se devo andare da quella parte. Magari non adesso, ci andremo. Tanto visto che lì c'è un coso per il tunnel. Magari ci dobbiamo tornare più avanti.